Salve, salve a tutti da Elisabetta. Eccoci oggi per un nuovo Videotecnica. Diciamo che di solito nei Videotecnica noi qui di Hobby Perline cerchiamo di mostrarvi delle tecniche base di bigiotteria per aiutarvi a realizzare, ma soprattutto a personalizzare i vostri gioielli. Nel Videotecnica di oggi vi mostriamo una tecnica appunto base del mondo degli Swarovski. Quando avete tra le mani dei biconi, di solito il primo lavoro che si realizza è questo gioco di intrecci che realizzano poi un fiorellino con il quale potete veramente creare qualsiasi tipo di modulo per qualsiasi tipo di gioiello. Quindi vi lascio a questa dimostrazione. Allora, quella che vi vogliamo mostrare oggi è una veramente delle tecniche base della lavorazione degli Swarovski, dei biconi soprattutto. È questa lavorazione che si realizza creando questa specie di fiorellino utilizzando quattro biconi. Sotto c'è una griglia che viene realizzata con i mezzi cristalli e sopra con proprio il tipico intreccio Swarovski viene decorata questa griglia utilizzando quattro biconi e una piccola perlina di conteria. È possibile ovviamente utilizzare lo schema di questo piccolo fiorellino per realizzare sia dei braccialetti, quindi delle fasce dritte, oppure dei quadrati, dei rombi, ed è veramente la tecnica alla quale ci si avvicina per primi quando si decide di lavorare appunto con i biconi. Ora però vi faccio vedere proprio la tecnica base di questo bellissimo fiorellino Swarovski. Quindi abbiamo bisogno appunto, come vi dicevo, di mezzi cristalli da 4 mm, di biconi sempre da 4 mm e di perline di conteria. In questo caso sono le 11.0. Allora, per ora spostiamo sia i biconi che le perline, perché andiamo a realizzare come prima cosa la griglia sotto. Abbiamo nel nostro canale anche un video tecnica relativo a questo tipo di intreccio. Inseriamo 4 mezzi cristalli. 3, 4. Ora nel quarto incrociamo. In questo modo. Ecco qua. Il filo che sto usando è l'Illusion Cord da 0,25. Lo uso senza ago perché tanto è sufficientemente rigido da poter essere utilizzato. Questo è il nostro primo elemento. Ora di nuovo andiamo a crearne un altro. Quindi facciamo uno a destra, uno a sinistra e in uno intrecciamo. Ovviamente ne mettiamo tre perché solo nel primo ne mettiamo quattro. Nel secondo già ci andiamo ad aggiungere a uno dei mezzi cristalli che avevamo messo prima. E abbiamo realizzato questo. Ora dobbiamo andare a realizzare il terzo, diciamo, quadratino, però poi dovremmo realizzare un quadrato con questi quadratini, quindi ci andiamo subito a spostare con il filo per andare poi verso destra e facciamo in questo modo. Invece di inserire un mezzo cristallo a destra e uno a sinistra, andiamo ad inserire un mezzo cristallo, un altro mezzo cristallo e nel terzo andiamo ad incrociare. Così.
ecco qua. Abbiamo semplicemente spostato i nostri fili sulla destra, in modo da poter andare a realizzare gli altri quadratini in questo modo. Quindi anche qui andiamo, inseriamo 1, 2 e andiamo ad incrociare nel terzo. Vedete, piano piano ci stiamo, ecco qua, ci siamo spostati, abbiamo messo un quadratino accanto all'altro. Ora per continuare noi ci ritroviamo, vedete, sia questo ma anche questo che c'è, ci occorre per andare a proseguire il nostro lavoro. Quindi questo filo, che è quello che esce da verso sinistra, lo andiamo ad inserire direttamente all'interno di questo mezzo cristallo qui, in questo modo, vedete, così. Quindi ora sarà sufficiente per continuare inserire sul filo di destra, quello che va verso destra, un mezzo cristallo e un altro mezzo cristallo nel quale andiamo ad incrociare. Così. Ecco qua. Adesso andiamo con il filo di sinistra ad inserirci in questo mezzo cristallo e poi inseriamo gli altri due, spostandoci sempre verso destra con il filo. Quindi facciamo 'sì, e leghiamo e poi inseriamo due mezzi cristalli sul filo che ci troviamo tra le mani, quindi quello che era di sinistra, che ora però lo portiamo di qua. Quindi inseriamo i nostri due mezzi cristalli e nel secondo andiamo ad incrociare. È proprio l'intreccio tipico che si realizza con questo tipo di perline, ecco, con questo, per questo tipo di lavorazione. Ecco qua. E ora facciamo la terza fila che completa il nostro quadrato. Quindi di nuovo inseriamo 1, 2 e nel terzo incrociamo. Risaliamo quindi su. Ora, come abbiamo fatto finora, con questo filo ci andiamo ad inserire qui, in questo modo, e su quest'altro inseriamo i nostri due mezzi cristalli che ci completano il quadratino. 1 così. E facciamo l'ultimo. Quindi di nuovo con questo, che è il filo che va verso sinistra, ci andiamo ad inserire nella perlina che abbiamo alla nostra sinistra, appunto, e con l'altro
inseriamo i due mezzi cristalli. Uno e due. Hopla. Ecco qua. Abbiamo la griglia di base, è un quadrato formato da tre quadratini più piccoli, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 centrale. Quindi adesso vi faccio vedere come realizzare appunto questa decorazione a fiorellino tipica della Swarovski. Come vi dicevo, è proprio la base delle lavorazioni di questo genere. Allora, per realizzare questo fiorellino dobbiamo fare così. Abbiamo i nostri fili, uno esce da destra, uno esce da sinistra, inseriamo un bicono sul filo di destra, un bicono sul filo di sinistra, in una piccola perlina incrociamo, quindi facciamo uno e due. E andiamo a tirare. In questo modo. Adesso inseriamo di nuovo un bicono sul filo di destra, un bicono sul filo di sinistra. E andiamo ad incrociare in questo mezzo cristallo qui, quindi dall'altro lato del quadratino, del primo quadratino. Facciamo così, cioè facciamo questo lavoro in modo che ci rimane più facile. Uno con il filo di destra e con l'altro filo incrociamo nell'altro lato. 2. A questo punto tiriamo e come vedete il fiorellino si è realizzato. Quindi sotto abbiamo la griglia alla quale ci siamo attaccati e sopra abbiamo realizzato questo intreccio. Continuiamo per tutto il nostro quadrato, la nostra base. Quindi, come abbiamo fatto prima, procediamo e andiamo a realizzare il secondo. Come abbiamo fatto già, mettiamo un bicono sul filo di destra, un bicono sul filo di sinistra, una perlina piccolina, opla, nella quale andiamo ad incrociare in questa maniera, così, e di nuovo un bicono sul filo di destra, un bicono sul filo di sinistra. E come abbiamo fatto prima, andiamo a incrociare nella perlina di base del quadrato che stiamo lavorando. Uno di qua, uno di là, prendiamo così. Tiriamo di qua. Tiriamo di là e quest'altro fiorellino è realizzato. Ora di nuovo, piano piano con la stessa tecnica, li andiamo a realizzare tutti.
Allora, ho fatto il terzo. Ora vedete, noi ci troviamo i fili qui. Invece, dovendo continuare a coprire questa griglia, ce li dobbiamo portare da un'altra parte. Quindi, come facciamo di solito quando abbiamo bisogno di portarci i fili dove ci occorrono? Continuiamo il nostro giro senza saltare mai niente. Facciamo un giretto e ci portiamo i fili. Dove ci servono per continuare. Ecco qua, quindi vedete, mi sono portata i fili in questo mezzo cristallo qui per poter proseguire a decorare con la stessa tecnica gli altri spazi e quindi realizzare gli altri fiorellini. E ora, come abbiamo fatto finora, continuiamo. Ecco, vi volevo far vedere il passaggio, diciamo, dello spostamento dei fili, giusto per farvi capire che se vi trovate il filo in un posto dove non vi occorre, lo potete spostare passandolo all'interno delle perline, facendo in modo che non, insomma, di passare in modo che non si veda, ecco, in modo da non saltare perline. Anche se il filo è un filo completamente trasparente, quindi non si vede tanto, insomma, ecco qua. E poi continuate così per tutta la lavorazione, fino a ricoprire tutta la nostra base quadrata. Così. Ecco, vedete, il filo me lo porto proprio dove mi serve. Quindi giro qua. In modo da poter andare a realizzare gli ultimi due. Così, vedete, adesso mi escono dal lato giusto e vado a realizzare gli altri due. Questo è quello centrale. Prendiamo altri che non ci bastano questi. E andiamo ad incrociare. Sì. È così. E mettiamo l'ultimo. Mettiamo l'ultimo, quindi ci infiliamo. Questo è il punto un pochino più critico perché lo spazio è poco e quindi dobbiamo
Ed ecco qua. L'abbiamo riempito tutto. Come vedete sono 9 fiorellini che completano questo quadrato. E ora ci portiamo i fili tutti e due dalla stessa parte, sempre passando o sotto o sopra, insomma, dove ci rimane più comodo, e annodiamo. Ho portato i fili verso l'esterno e adesso li avvicino, li porto tutti e due dallo stesso lato per poter fare un nodo. Uno, due e tre. Allora, come ultimissima cosa che vi voglio dire, qui metteremo un punto di colla e poi ci allontaniamo dal nodo come facciamo di solito. Quindi ci facciamo un giretto e andiamo a tagliare. E se volete realizzare un anello con questa creazione, vi potete andare a collegare con i mezzi cristalli e con la stessa tecnica fare una fascetta. Se lo volete fare con un quadrato, sarà sufficiente legare la vostra fascetta a questa perlina centrale. Se volete invece fare un rombetto, vi dovete andare a legare qui. Ad ogni modo, adesso con questo potete fare veramente qualsiasi tipo di cosa. Questa tecnica base è non solo molto molto sfiziosa, ma molto versatile, insomma, ci potete fare un po' tutto quello che volete. Ecco qua, io l'ho realizzato tinta unita, in questo caso è blu, anche in questo caso è tinta unita, però come potete vedere, se voi cambiate il colore dei biconi, potete realizzare dei piccoli disegni. Quindi in questo caso io ho fatto tutti i fiorellini esterni marroni e quelli centrali un pochino più chiari, così come in questo che ho fatto la stessa tecnica con dei fiorellini verdi, olivine. E qui invece ho cambiato gli Swarovski mentre li inserivo, inserendone uno fucsia e uno rosa. Poi alla parte centrale sono tutti bianchi e questo ha creato delle righe, delle strisce che possono essere insomma una decorazione. A questo punto veramente vi lascio alla vostra fantasia. Anche il video di oggi è terminato, come avete visto potete realizzare questo fiorellino e potete poi con questo elemento realizzare i vostri bijou. Come sempre, se avete bisogno di informazioni o di ulteriori consigli, non esitate a contattarci su info@hobbyperline.com oppure venite a trovarci nel nostro punto vendita. Un saluto da Elisabetta.